ho visto il nuovo Hunger Games, il prequel di Hunger Games, La ballata dell'usignolo e del serpente, devo dire che mi è piaciuto e mi è piaciuto anche parecchio, nonostante abbia tante cose che mi hanno un po' confuso, che non ho un po' capito e che sono state semplicemente strane. E non penso neanche che sia un vero e proprio problema del film, quanto molto probabilmente del materiale d'origine stesso. Parto col dire che io il libro non l'ho letto, ce l'ho da qualche parte lì in libreria, ma come ben sapete, come dico sempre, ormai io colleziono i libri, mica li leggo, perché quello è tutto un altro hobby. Non l'ho letto, per quanto so che è stato molto apprezzato. Ho letto gli altri Hunger Games, i tre libri principali, non ho visto tutti i film perché il terzo libro ricordo che non mi era piaciuto più di tanto e non mi aveva invogliato così tanto a vedermi l'ultimo film, che tra l'altro era stato anche diviso in due parti, se non ricordo male. E infatti io dell'ultimo film mi ricordo soltanto la morte esplosiva di un certo personaggio e basta. Cioè, se tu mi chiedi cosa è successo nel terzo Hunger Games, io non ho la più pallida idea. Ma i primi due mi erano piaciuti perché mi piaceva il concetto della Battle Royale, no? Degli Hunger Games stessi. Per quanto, quando li ho letti, stavo già uscendo, no? Dalla fase dei romanzi distopici per ragazzi giovani, questi teen drama, questi young adult, e avevo un po' paura che questo, anche quest'opera potesse essere su quel filone, ma con mia grande sorpresa no. E soprattutto questo film riesce ad essere, secondo me, un ottimo prequel, a fare quello che un prequel dovrebbe fare, ovvero introdurti dei personaggi nuovi, estenderti la storia di altri personaggi e del mondo, ma facendolo in una maniera che sia legata al prodotto successivo. Per dire, questo è indubbiamente un lavoro migliore rispetto a quello che è stato per esempio la saga di Animali Fantastici con Harry Potter. Il che ci dimostra anche che in un'era dove i prequel ormai sono un po' all'ordine del giorno, perché è il metodo più comodo per attirare sia il pubblico vecchio, ma dando anche un punto di accesso al pubblico nuovo, il fatto che questo sia uscito così bene mi ha lasciato piacevolmente sorpreso. Per quanto ci sia un grande problema, secondo me, ovvero che questo film, cioè tu guardi questo film, è dell'equivalente di te che vai al ristorante a mangiarti una bella pizza e ti mangi due terzi di una pizza al prosciutto, poi ti giri un attimo e quando giri la tua pizza è sparita e l'ultimo terzo ti è stato cambiato, all'improvviso c'è una pizza con i funghi. A me piace sia la pizza con i funghi, a me piace anche la pizza con il prosciutto, mi piacciono entrambe tantissimo. Ma perché questo cambio è successo? Cioè, cosa è successo nel mezzo? E a questo arriveremo fra poco. Sarà un video per lo più uno spoiler, mi lascio poi come al solito gli ultimi minuti per andare più in dettaglio, più che altro perché appunto il terzo atto di questo film va discusso un po' più in dettaglio. Per chi non sapesse di cosa tratta questa storia, si tratta di un prequel, come dicevo, sul personaggio del presidente Snow, quello che è stato un po' il villain nella saga di Hunger Games, e da questo punto di vista, ripeto, riesce molto molto bene come prequel nel mostrarti questo personaggio, nel farti anche appassionare a questo personaggio, ma giustificandoti il suo passaggio, chiamiamolo così, al lato oscuro. Coriolanus Snow, sono sempre questi nomi pazzeschi, diciamo che è di buona famiglia perché suo padre aveva un ruolo di spicco e per certi versi è stato responsabile della creazione dei primi Hunger Games, che in questo momento della storia vanno già avanti da 10 anni, perché quella che va trattata in questa storia è la 10ª edizione di Hunger Games, quindi sì, molto prima di quella che andrà ad affrontare Katniss in Hunger Games, ma comunque non la primissima. Ma nonostante lui sia di buona famiglia, è rimasto orfano, la sua famiglia è caduta un po' in disgrazia, loro ormai sono dei poveracci e lui deve riuscire comunque ad emergere nell'alta società di Capital City, però mettendo questo atto in gioco, no? Deve mettere una maschera perché lui in realtà ha proprio le tasche bucate, ma lì è l'alta società e lui deve riuscire ad in qualche modo integrarsi. Lui sta cercando di impegnarsi un sacco perché studia in questa accademia, in questa università e sta puntando a vincere un premio che è essenzialmente una borsa di studio che in questo modo gli permetterà di continuare gli studi e mantenere anche la sua famiglia, il tutto senza far capire agli altri che lui dipenda tantissimo da quei soldi perché non ha i soldi della propria famiglia su cui può contare come tutti gli altri. Quindi diciamo che gli altri personaggi che vengono introdotti all'inizio sono tutti un po' questi ricastri molto molto snob. Ma, plot twist, quest'anno decidono che questo premio, questa borsa di studio non verrà più consegnata perché ci sono dei cambiamenti che sono stati fatti dal decano Highgarden, interpretato da, come sempre, uno splendido Peter Dinklage. Perché? Perché stanno cambiando un po' di cose nella città. Gli Hunger Games
non hanno avuto il successo che loro speravano, perché le ultime edizioni sono state viste pochissimo e quindi sta un po' fallendo tutto questo concetto degli Hunger Games. Dunque, per cambiare un po' le carte in tavola, decidono di puntare maggiormente sui protagonisti e ad affidare ad ognuno dei tributi, che sono i ragazzi e le ragazze che vengono scelti per partecipare e affrontarsi alla morte negli Hunger Games, ad ognuno di loro verrà affidato un tutore. Ovviamente il tutore verrà scelto da questa accademia e lo stesso Coriolanus Snow finisce con il fare da tutore a questa ragazza del distretto 12. Questa ragazza, Lucy Gray, che canta un sacco, quindi per questo lei è l'usignolo. Allora, partendo da questo presupposto, l'idea già mi piaceva, perché secondo me, per quanto la... e questo so che è una critica strana, perché poi noterete che è un po' secondo me quello che anche manca a questo film, però giustamente hai avuto i primi Hunger Games, hai avuto i secondi Hunger Games già nel sequel, nella Ragazza di Fuoco, mettere di nuovo una storia incentrata su una terza storia incentrata sugli Hunger Games poteva un po' risultare stucchevole. Quindi il fatto che qui la storia sia incentrata su uno dei tutori che deve guidare, no, il proprio tributo all'interno degli Hunger Games per riuscire ad emergere vincitore, perché appunto il premio verrà dato, non più, questa borsa di studio non verrà più data a chi è lo studente migliore, ma ovviamente a colui che riesce a fare il tutore migliore e a tutoreggiare, fare da tu, non lo so, insomma, quello che sarà il tutore migliore. Quindi Snow cerca di mettersi subito in gioco anche per emergere davanti agli occhi di tutti quanti, mentre tutti gli altri tutori schifano un po', no, i propri tributi, lui decide di mettersi in gioco, di scendere sul campo e interagire con loro, a conoscere questa Lucy Gray, per capire un po' che tipo di personaggio sia lei, per capire come possa presentarla, no, al meglio davanti al pubblico, in modo che le persone si possano appassionare al suo personaggio. E ripeto, questa secondo me è stata un'ottima idea, cioè puntare sul concetto degli Hunger Games, che sono alla fine un intrattenimento, no, per gli abitanti di Capitol City, ma abbastanza diversi da quelli che abbiamo visto e che vedremo, no, nella saga principale, perché lì siamo all'apice degli Hunger Games. Qui invece gli Hunger Games sono ancora agli inizi e fanno essenzialmente schifo. Questa anche è stata una cosa molto molto interessante, perché dimenticatevi gli Hunger Games, quelli survival nella foresta gigante con tutte le cose tecnologiche e loro che devono sopravvivere e nascondersi. No, no, qui è tutto molto più ristretto, perché tutto quanto avviene all'interno di un'arena, di una semplice arena, come se fosse, che ne so, un palaghiaccio, il che ovviamente porta a un'azione molto più immediata, ma che dura anche molto meno, perché non hanno dove nascondersi, sono tutti lì, e quindi di solito penso che fino a questo punto gli Hunger Games durassero, boh, al massimo un'oretta, ma neanche, perché erano tutti lì, prima o poi sarebbero ammazzati. E infatti lo stesso Snow va a criticare questa cosa, a dire: guardate che non va bene lo spettacolo così, perché non c'è modo di affezionarsi ai personaggi, non c'è modo di conoscerli, essenzialmente li vedete tutti come se fossero dei pezzi di carne che vengono buttati lì a combattere, finisce tutto subito. Come può uno spettatore appassionarsi e prendersi bene con questa storia? E per quanto poi ci siano alcuni cambiamenti all'interno di questa arena, in realtà, come vediamo, rimane quella. Poi gli effettivi Hunger Games durano un po', perché trovano posti in cui nascondersi, mettere delle strategie molto molto primordiali, però ecco, un po' ho sentito la mancanza della foresta, dei grandi spazi aperti, di quell'elemento di sopravvivenza, no, contro la natura, oltre che contro gli altri concorrenti, che c'era negli Hunger Games che sarebbero arrivati dopo. Qui è molto rudimentale, e anche per questo la natura degli Hunger Games secondo me è la parte più debole del film, perché sono loro in un'arena che cercano di sopravvivere come meglio possono, ma manca di quella grandiosità. Loro puntano anche molto su questa cosa, sul fatto che, per esempio, questo è il primo anno dove introducono i droni, quelli che consegnano le provviste, però i droni fanno cagare, cioè sono super buggati, continuano a sbattere contro, arrivano e si schiantano contro le colonne o contro i muri, distruggendo l'acqua e le provviste che stavano portando, e loro ci puntano molto su questa cosa per dire che ci stanno ancora lavorando su. E da questo punto di vista è interessante, ma dal punto di vista dell'azione, di quello che succede, non così tanto. Tuttavia, un'ottima cosa che qui fanno è renderti maggiormente l'idea di quanto i ragazzi scelti siano giovani rispetto al film originale, perché
anche nella storia originale i ragazzi erano molto giovani, però il casting che avevano scelto li aveva alzati parecchio. Credo che solo Rula, la ragazzina nera, fosse quella bene o male della giusta età nei film originali. Tutti gli altri erano comunque dei giovani adulti. E questo ti va un po' a togliere l'impatto degli Hunger Games, mentre qui invece li vedi che sono tutti ragazzini, che alcuni sono veramente tanto tanto piccoli e devono combattere e sopravvivere in questa arena, e la loro giovane età ti fa anche pesare maggiormente, no, il concetto di questo intrattenimento perverso per l'alta società. Senza contare che qui ci sono alcuni ragazzi che hanno delle disabilità. Per esempio c'è un ragazzo, se non ricordo, che gli manca un braccio, è amputato da un braccio. C'è una ragazzina che ha la sindrome di Down, non mi ricordo quale altre cose. Però per dire che proprio loro non si fanno scrupoli nel chi buttano lì in mezzo. E questa è un'ottima cosa, perché ti fa sentire maggiormente il peso del tutto. Snow e Lucy mi sono piaciuti abbastanza, forse più Snow di Lucy, per quanto anche lei fosse molto interessante. Ovviamente non tiene il passo con il personaggio di Katniss, ma non è neanche quello il senso, perché non è protagonista allo stesso modo, ma è comunque un personaggio interessante. Come dicevo, la sua caratteristica, che è un po' anche quella che finisce con il vincere sul pubblico e guadagnarsi la simpatia del pubblico, il fatto che lei ha una bellissima voce, veramente veramente stupenda, perché la stessa attrice, la Zegler, ha una bellissima voce, e quindi nel bel mezzo del nulla si mette a cantare, forse in alcuni momenti un po' troppo bene, nel senso che non ho capito, alcune canzoni penso che il senso fosse che erano tipo canti popolari, ma c'erano certi momenti in cui si metteva a cantare alla perfezione in rima su quello che succedeva, e io stavo pensando, ma wow, devi essere veramente bravo in una situazione in cui stai per morire, riuscire comunque a comporre una canzone perfetta rimata su quello che sta succedendo. Faceva un po' ridere nel contesto, però vabbè, glielo passiamo un po' per lo show. Per me, tuttavia, il personaggio più di spicco è stato quella della dottoressa Gaul, interpretata da Viola Davis, e che è un personaggio che a me ha fatto impazzire, perché è un po' questo personaggio della dottoressa pazza, più o meno, sì, in realtà sì, è letteralmente quello, che si occupa dell'organizzazione degli Hunger Games, ed è in primis lei che sta cercando un po' di rimodernizzarli, ragione per cui all'interno dell'Accademia cerca anche di ascoltare gli altri ragazzi, tra cui anche Snow, e prendere le loro idee per migliorare, no, per rendere più interessante da un punto di vista dello spettacolo questi Hunger Games. Lei è stata fantastica, perché è un personaggio malvagio per il gusto di essere malvagio, nel senso che è proprio perversa nella malvagità, non da essere stereotipata secondo me, ma è proprio il fatto che lei è molto fissata su questo concetto dell'intrattenimento, su questo concetto della sopravvivenza, sul fatto che soltanto i migliori possono sopravvivere, e fa di tutto per non solo tenere a bada gli Hunger Games, ma per tenere a bada la stessa nazione, perché alla fine gli Hunger Games sono un po' lo specchio della nazione, no? Gli Hunger Games nascono all'interno proprio della lore dell'universo come un metodo per punire gli altri distretti dopo che questi si sono ribellati, e per ricordare loro che alla fine è sempre Capital City a controllarli, e che per questo che ogni anno devono dare loro due tributi per pagare quel torto che hanno fatto ribellandosi anni addietro. In tutto ciò è interessante vedere anche il modus operandi di Snow, contando che è evidente che molte delle cose che fa, se non quasi tutte le cose che fa, alla fine le fa per il proprio tornaconto. Ed anche questo è interessante, perché Snow, soprattutto all'inizio, non è un personaggio malvagio, cioè non è che parte come uno stronzo, siamo ben lontani, no, dal presidente Snow che vedremo in futuro. E parte del fascino deriva anche da quello del chiederti come fa questo ragazzo, no, da molto educato, dalle buone maniere, che pensa alla propria famiglia, ad arrivare a quel personaggio spietato che sarà il presidente Snow. E man mano che la storia va avanti ti rendi conto di quanto Snow sia disposto a spingersi in là per il proprio tornaconto, per riuscire ad arrivare al successo e per permettere alla propria famiglia di vivere in delle condizioni decenti. L'unico altro suo amico, per definirlo così, è un suo compagno di corso di università, tale Sejanus, mi sembra si chiamasse, diciamo tutti i nomi strani qui, che anche lui è un tutore per un altro dei partecipanti, ha un legame di amicizia con Snow, e ha anche un po' un rapporto, non dico, diciamo non problematico, ma
il fatto è che lui ha una morale, ecco, Sejanus è un personaggio molto buono, per dire così, che ritiene che siano sbagliati gli Hunger Games, che non sia giusto quello che stanno facendo. E lui ogni tanto tira fuori questa cosa, ovviamente tutti lo guardano male, perché se tu ti stai occupando praticamente dell'organizzazione degli Hunger Games non puoi mettere in dubbio l'etica morale del tutto. Infatti Sejanus è un personaggio molto interessante perché, come poi ti rendi conto, la storia punta tanto sul suo sviluppo, tanto quanto quello di Snow. Cioè, loro sono due ragazzi universitari che si ritrovano a fare da tributi a da mentori a questi tributi, e vedi come la loro mente, i loro ragionamenti, la loro visione del mondo evolve nel corso della storia. Ora, questo film dura veramente tanto, dura quasi 3 ore, perché sono 2 ore e 40 minuti, e per quanto non mi abbia mai annoiato, perché ripeto, a me il film è piaciuto veramente tanto, arrivato alla fine mi sembrava che questo film fosse in contemporanea durato troppo, ma durato troppo poco, o per meglio dire che fosse durato troppo ma che avessero rushato certe storie in una maniera pazzesca, anche perché, come dicevo, il primo e il secondo atto, o proprio le prime due parti, perché è diviso in 3 parti anche all'interno della storia, la prima parte che è quella dove viene introdotto tutto il concetto del personaggio di Snow, dei nuovi Hunger Games, dove viene conosciuto il tributo, e la seconda parte che è quella dove assistiamo ai veri e propri Hunger Games, e poi la terza parte che è quella del finale, ecco, le prime due parti sono un film. La terza parte è tutto un altro film, cioè ragazzi, la storia fa proprio un 180 all'improvviso e si parla di tutt'altro. Il terzo atto del film non riguarda neanche lontanamente gli Hunger Games, e questa è una cosa molto strana. Ripeto, non sto dicendo che non mi sia piaciuto roba del genere, sto solo dicendo che è veramente strano l'impatto che ti dà quando passi ai primi 2/3 del film tanto incentrati su Hunger Games e poi l'ultima parte che non c'entra nulla con gli Hunger Games. Ma serve, tutto quanto serve ed è molto importante nello sviluppo neanche dei personaggi di Snow e Lucy, quanto più secondo me di Snow e Sejanus. E adesso fra poco andremo anche più in dettaglio su quello che intendo dire, perché qua fra poco dovremo entrare in zona spoiler. Ritornando sul film in generale, ripeto, mi è piaciuto molto, se non per questa cosa un po' che divide tantissimo il film in due parti, avrei forse voluto vedere un po' di più sugli Hunger Games dal punto di vista proprio concettuale, però mi rendo conto che all'interno della storia è necessario, proprio per ragioni di trama, che siano poco interessanti. Non che siano poco interessanti, ma avrei voluto vedere un po' più di survival, no? Perché è una cosa che mi piace ed era la cosa che mi piaceva in origine di Hunger Games, però qui mancano. Ma ripeto, essendo un prequel ci sta, nel senso ci sta che la storia sia diversa, e anzi forse anche un plus che non sia sempre la solita minestra riscaldata. E se io dovessi chiudere qui la parte senza spoiler, vi direi, ragazzi, se non l'avete visto, è un bel film, potete andare a vederlo tranquillamente, anche se non conoscete molto di Hunger Games, perché alla fine è un prequel, per quanto ovviamente se conosci Hunger Games molti rimandi, molti dettagli, molti personaggi li apprezzi maggiormente. E detto questo, però, ora voglio arrivare nella parte spoiler, perché altrimenti non posso, cioè veramente non posso parlare di un terzo del film senza fare spoiler, quindi se non l'avete visto, siete interessati alla trama, non continuate, perché ora cominciano gli spoiler. Come dicevo, partendo in origine, il fatto che ci sia quell'attentato, no, all'arena di Hunger Games cambia un po' le cose, rende un po' più interessante il tutto, perché poi si vengono a creare, no? Ci sono loro che vanno nei sotterranei, nei tunnel, si nascondono lì e il tutto riesce a portare delle cose interessanti. E anche certe storie mi piace come le hanno sviluppate. Però mentre guardavo, no, il film, ero con Federica e abbiamo detto, eravamo a metà film e ho detto, stiamo andando verso la fine di Hunger Games, perché ormai erano rimasti in pochi. E diciamo, ma scusami, siamo a metà film, cioè cosa succederà ancora nella restante ora e mezza? Tutt'altro succede, perché come dicevo il terzo atto è completamente distaccato, perché gli Hunger Games si concludono alla fine del secondo atto con Lucy che riesce a vincere, a sopravvivere grazie all'aiuto, no, dello stesso Snow, il che però è contro le regole, perché la prima cosa che gli dicevano fin dall'inizio era che i tutori non potevano aiutare i tributi, perché sarebbe stato scorretto, e lui essenzialmente l'ha aiutata parecchio, sia dandogli il veleno sia facendo poi tutto quel casino dove alla fine loro rilasciano nell'arena questi serpenti geneticamente modificati da parte della dottoressa che ammazzano tutti quanti. Però siccome lui ci ha buttato dentro un fazzoletto intriso del sudore di lui,
Lucy, i serpenti riconoscono il suo odore, quindi non l'attaccano, e lei riesce a vincere in quello che in realtà sarebbe dovuto essere una carneficina, perché la dottoressa voleva ucciderli tutti, no? Per punire tutti quanti per questo attentato che era successo. Attentato che poi a me sembra abbastanza palese che sia stato interno. Nel film non lo dicono, non so se poi magari nel libro è diverso, però io ho dato per scontato che non fosse un attacco dei ribelli, ma quanto più organizzato dalla stessa dottoressa, o comunque dei vertici di Panem, per avere una scusa extra, no, per punire questi ribelli. E quindi, siccome lui è stato trovato colpevole, viene essenzialmente arruolato a forza nell'esercito e viene mandato a servire per, tipo, quanto dicono, dovrà servire per 20 anni come pacifista, che sono le guardie, no, del governo. E questa è la sua punizione essenzialmente, ma lui riesce a fare, doveva essere mandato mi sembra nel distretto 8, riesce a corrompere usando gli ultimi suoi averi l'ufficiale lì che si occupa dello smistamento, e viene mandato nel distretto 12, e insieme a lui appunto va il suo grande amico Seianos, porca miseria, c'è un nome, continuo a dimenticare, però dove è Seianos? Quindi tu dici, ok, va bene, cioè, ripeto, non è che non mi sia piaciuto, mi è piaciuto, però è veramente un cambio di tono improvviso, e mi rendo conto che questa probabilmente è un problema del libro, perché, cioè, se è successo qua, probabilmente è successo anche nel libro, perché comunque è un adattamento, e questo cambio netto, sai cosa? Se tutte e tre le parti fossero state diverse, mi sarebbe anche andato bene, ma il fatto è che tu hai le prime due parti che sono nettamente collegate, incentrate sugli Hunger Games e sul rapporto tra Lucy e Snow e sul fatto che lui fa da tutor, e la terza parte che è tutt'altro, ambientata dopo gli Hunger Games, lui, cioè il periodo di leva di Snow. Quindi Snow e Seianos cominciano questo periodo di vita, no, loro che fanno i pacifisti. Lui non sa, Snow non sa che fine abbia fatto Lucy, anzi dà per scontato che molto probabilmente sia stata uccisa dopo tutto quello che è successo, finché non la incontra di nuovo quando lei torna, adesso è diventata essenzialmente Taylor Swift, a quanto pare il distretto 12 è in realtà il Texas, e noi non lo sapevamo. Oddio, forse lo è davvero, non mi ricordo, gli Hunger Games erano ambientati in America? Non mi ricordo più dove, ripeto, non mi ricordo più un cazzo degli Hunger Games. E qui loro si rincontrano e cominciano a fare la bella vita essenzialmente, no? Che cominciano a frequentarsi. Lucy, non ho detto questa cosa tra l'altro prima, Lucy, come scopriamo all'interno della storia, fa parte di questa tribù nomade, un po' come se fossero degli zingari che girano in giro, quindi stanno molto a contatto con la natura, sul cantare, kumbaya, ci teniamo tutti per mano, e quindi Snow viene un po' anche introdotto a questa vita più tranquilla, con loro che vanno a farsi i bagni nel lago, che stanno a cantare con la chitarra, a fare i picnic distesi sul prato, a mangiarsi la frutta, e io dico, ma minchia, a me non sembra così brutta la vita nel distretto 12, e questo secondo me è un po' un problema, perché il senso di Hunger Games era che tipo la vita del distretto 12 e anche tutti gli altri distretti fosse una merda, però loro lì c'è tutto quel periodo, quel pezzo che sono poi tipo 10-15 minuti, dove loro fanno però una vita molto rilassata, molto idilliaca, che è anche questo il senso, no? Far vedere a Snow che esista una vita fuori da tutta la burocrazia e l'aristocrazia che c'è nel centro di Capital City. Però ti dico, non mi sembra così brutto questo distretto 12, cioè, io ci vivrei, è meglio di Milano fra poco. Ma mentre tutto ciò sta succedendo, il problema è che Seianos sta interagendo sempre di più con i ribelli, con la popolazione, e Snow lo mette in guardia su questa cosa, dice, guarda che non devi fare questa cosa, stai rischiando, e lui continua a dire no, ma io voglio aiutarli, perché loro hanno bisogno del mio aiuto per scappare a nord, dove potranno essere liberi. Nonostante le proteste di Snow, Seianos continua ad aiutarli, finché non si scopre che in realtà il loro piano non era un cazzo quello di andare al nord, ma in realtà stavano raccogliendo delle armi per una rivolta armata. E quindi lì succede tutto quel casino che c'è alla fine, dove cominciano a spararsi, Snow finisce con l'uccidere una persona, che in realtà è la figlia del sindaco, succede un casino, devono uccidere anche il fidanzato, e adesso c'è questo omicidio per le mani, e io stavo dicendo, ma cosa sta succedendo? Io continuo a dire, Dio mio, ma era tutto super interessante, a me è piaciuto, ma era veramente uno sviluppo della trama tanto 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 diverso dai primi due atti, cioè ripeto, le prime due parti e la terza parte sono due cose che non c'entrano nulla l'una con l'altra, se non il fatto che ci sono gli stessi personaggi di mezzo. Tuttavia è qui che si va a concretizzare tutto il personaggio di Snow alla fine, e ripeto, questo cambio improvviso è strano, però mi rendo conto che
non poteva essere altrimenti. Cioè, ripeto, probabilmente qualcuno mi ha detto anche su Instagram che la Collins, proprio non, anche nel libro è così, che non sapeva come caspita concludere la storia, ragione per cui queste ultime, mi hanno detto proprio le ultime 100 pagine sono un rush finale di robe a caso per unire i punti che sono rimasti e portare Snow ad essere il presidente Snow che vedremo successivamente. E ripeto, funziona, è solo veramente tanto strana da un punto di vista strutturale. Perché alla fine Snow tradisce il suo amico, tradisce Sejanus consegnando una registrazione dove lui parlava di voler aiutare i ribelli, perché si rende conto che ha sbagliato. E a me questa cosa è piaciuta, cioè lui non è che tradisce Sejanus per il gusto di tradirlo o perché vuole fare carriera o perché vuole disfarsi del suo amico. Lui continua a dire, Sejanus, guarda che tu stai facendo una cazzata, tu stai aiutando questi qua, e Sejanus è convinto di star facendo la cosa giusta, ma si rendono conto poi che in realtà quelli non volevano andare al nord, non volevano cercare la pace, ma volevano fare una rivolta armata, e Snow capisce lì che non si può fidare delle persone dei distretti, perché avranno sempre la tendenza a ribellarsi, avranno sempre la tendenza alla violenza. E quindi decide di tradire Sejanus perché è la cosa più logica e sensata da fare per lui, per cancellare le tracce, per togliersi da qualsiasi tipo di coinvolgimento con quell'omicidio e togliere un possibile paletto che potrebbe rivelarsi un problema in futuro. Nonostante quel paletto sia il suo migliore amico, quello che è venuto a fare la leva con lui perché voleva stare insieme a lui, che ha sacrificato tutto per lui, a lui non interessa, e la cosa che lui deve fare è la fa e basta. Da qui arriviamo al finale vero e proprio che, cioè, ancora una volta, è strano. Siamo dovuti mettere un po' a discutere con Fede e valutare le nostre opinioni per capire quello che credo sia il senso del finale, almeno per come l'abbiamo intuito noi. Perché dopo che Sejanus e tutti gli altri ribelli che lì di mezzo vengono giustiziati, vengono impiccati, lui, Snow e Lucy decidono di scappare, si danno appuntamento all'albero dell'impiccato, decidono di scappare, andare a nord e lasciarsi questa vita dietro. E fin qui tutto ok. Ma c'è poi quella scena stranissima alla fine dove loro arrivano a questa capanna sul lago che sta piovendo, entrano e lì trovano delle armi. Trovano le armi dei ribelli, trovano l'arma del delitto e quindi Lucy dice a Snow che adesso ha l'occasione di distruggere quell'arma, cancellare anche l'ultima prova che potrebbe collegarlo a quel delitto, a quell'incidente che era successo e potrebbero vivere sereni. Ma quello che succede è che lì loro non si stanno più fidando l'uno dell'altro. All'improvviso Lucy prende un coltello, se ne va via, quindi si capisce che non si stiano fidando, che vogliono uccidersi, piazza una trappola per lui nella foresta, lui sembra che vuole ucciderla ma poi non la uccide, poi non si... Tutto il finale è un po' un casino, che noi siamo guardati e detto, ok, cosa cazzo è successo? Allora, vi spiego la mia interpretazione del finale, più che altro perché magari chi ha letto il libro poi mi può spiegare se è questo quello che è successo, perché secondo me è super confusionario, ho visto leggendo su internet che un po' tutti quelli che non hanno letto il libro erano confusi sul finale, sul perché all'improvviso da che si passa da va bene scappiamo insieme e siamo felici al nord per sempre a no, io non mi fido di te, tu non ti fidi di me, ci vogliamo ammazzare. Allora, per come l'ho interpretato io, si riconduce tutto alla frase che lui si diceva quando era con Snow, che diceva che non doveva mai mentirle. Ha detto, se tu mi menti, per me sei già morto. E c'è poi tutto quel dialogo dove, mentre stanno camminando nei boschi, Snow dice che che le sue azioni hanno costato la vita a 3 persone. E una è stata quella nell'arena, una è stata la ragazza, che la figlia del sindaco che ha ucciso per errore, ma Lucy non sa chi sia stata la terza persona, perché la terza persona che lui ha ucciso è il suo amico, è Sejanus, che lui ha condannato a morte, solo che Lucy questa cosa non la sa. E quando gli chiede chi è la terza persona, lui dice, sto parlando di me, dice, sì, è il vecchio Snow che io ho ucciso perché questo è il nuovo Snow. Però ovviamente Lucy non ci casca. Questo ti spiega perché Lucy abbia dei dubbi su Snow, perché capisce che Snow gli ha mentito e dice, ok, se ha ucciso qualcun altro, ha ucciso probabilmente il suo amico, cosa ti dice che non uccida anche me? Perché ormai ha capito che Snow fa tutto quello che fa per il proprio tornaconto. Quello che forse ho capito meno è perché Snow non si fidi di Lucy. Credo che sia banalmente una
risposta di Lucy per il fatto che Lucy prende il coltello quando, quando lei scopre questa cosa ed esce, nonostante prima abbia detto piove quindi non esco, però poi prendo un coltello ed esco e ti guardo con sguardo molto molto strano e poi ti attacco. Non lo so, secondo me il finale, per quanto mi sembra tutto logico e sensato, è stato molto molto rapido, lasciandoci con un fastidioso senso di confusione iniziale. Per quanto poi si spiega tutto, secondo me, non penso ci siano buchi di trama o robe, però è sembrato un po' troppo veloce in un film che è durato 2 ore e 40. Però ti fa capire, secondo me, tutta questa storia, le ragioni di Snow. Cioè, Snow arriva a capire che gli Hunger Games sono necessari per tenere a bada gli distretti, perché ha visto in prima persona quello che i distretti fanno, ha visto in prima persona il desiderio di vendetta e di ribellione che porta alla violenza che questi distretti hanno, anche quando si prova ad aiutarli, perché è stata quella la cosa importante. Sejanus voleva aiutare i ribelli per scappare al nord e vivere sereni, ma loro lo hanno gabbato essenzialmente per prendere delle armi e mettere in piedi una futura rivolta che per fortuna non è mai partita. E il personaggio che è Snow all'inizio e il personaggio che è Snow alla fine, cioè è evidente come sia arrivato lì. E da questo punto di vista il film fa un ottimo lavoro. È solo l'ultimo atto che è molto strano e mi dispiace, perché secondo me se l'ultimo atto non fosse stato così strano, probabilmente questo sarebbe potuto essere veramente, veramente un ottimo film. Rimane comunque un film molto, molto buono che mi sono goduto, però viene penalizzato dalla struttura. Il fatto è che mi rendo conto che probabilmente quello che la Collins voleva fare era sia raccontarti la storia degli Hunger Games, farti vedere degli Hunger Games un po' più vecchi, ma anche raccontarti l'esperienza militare di Snow che ha visto la vita nei distretti. Ma queste due cose sono agli opposti, perché per una Snow deve essere a Capitol City e farti vedere l'alta società di Capitol City, dall'altro deve essere al lato opposto, deve essere nel distretto 12 e farti vedere il popolino. E il modo in cui ha integrato le due cose non è molto bello, perché non le ha integrate, ti ha fatto vedere le prime due parti in un modo e poi è passato direttamente all'altro capo, in una maniera non proprio molto molto fluida, ecco. Nonostante questo, per essere un film che di budget ha avuto 100 milioni, porca miseria, secondo me hanno fatto veramente, veramente un ottimo lavoro. Certo, è stato anche aiutato proprio la mancanza di Hunger Games grandiosi, perché alla fine hanno fatto un set che era quello dell'arena polverosa e basta, e quindi metà del film è tipo lì, se la sono anche sbrigati abbastanza easy con quello e l'Accademia. Però, ripeto, cioè, per essere 100 milioni di budget, devo dire che è stato comunque molto di qualità. I costumi erano molto belli, boh, regia e fotografia erano ok, niente di spettacolare. Non è che ci fossero tutti questi effetti speciali, per quanto i combattimenti erano molto basilari, perché alla fine sono bambini, sono ragazzini che combattono, però sono stati fighi. Ed è anche molto strano, perché è molto cruento, ma senza mai farti vedere tipo sangue o gore, però ci sono un sacco di scene dove ci sono personaggi che muoiono molto molto male. Ah, e tra l'altro voglio dire una cosa che prima mi sono dimenticato, ma Lucretius Flickerman, che è l'antenato del Flickerman che era tipo il presentatore di Hunger Games, che qui è in realtà lui è tipo un meteorologo, uno che fa tipo le presentazioni del meteo in TV, ma sta conducendo per la prima volta gli Hunger Games, è un altro highlight. Cioè, per me lui e la dottoressa Gaul a livello di interpretazione di personaggi sono stati il mio highlight preferito di questo film. Mi sono piaciuti veramente, per quanto erano tutti bravi, ma loro mi sono piaciuti veramente veramente tanto, quindi questa è un'ottima cosa. In realtà sì, non penso di avere molto altro da dire, volevo un po' parlare di questo film perché comunque mi è piaciuto, l'ho trovato molto bello. Poteva essere meglio, secondo me, ripeto, poteva essere aggiustato un po' meglio, ma suppongo alla fine, ditemi nei commenti se è così, che è proprio il libro che era così, quindi se tu devi adattare un libro ti devi basare su quello, non puoi fare molto altrimenti. Ma mi è piaciuto e vorrei che più spesso i prequel fossero così, perché ultimamente lo sto notando con molti progetti che dovrebbero essere prequel, diventano quasi una scusa per far fare tutt'altro ai personaggi e sviluppare storie che non c'entrano nulla. Io se guardo un prequel voglio vedere la storia di quei personaggi che ho conosciuto e capire come sono arrivati lì, e questo mi fa capire come il presidente Snow è arrivato ad essere il presidente Snow e ad essere così fissato con gli Hunger Games e a comprendere la necessità
almeno dal suo punto di vista, degli Hunger Games. Quindi ora la rimetto a voi, se per caso avete visto il film fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto o meno, e soprattutto, dato che io non l'ho letto, ditemi se è stato un buon adattamento, oppure se... perché io ho sentito entrambe, cioè... Allora, è normale quando esce un film che uno di, magari le persone dicono è bellissimo o mi fa cagare, perché ognuno ha delle impressioni diverse. Ma su questo film ho sentito metà delle persone che dicevano è un adattamento fedelissimo e l'altra metà che dicono è un adattamento che non c'entra niente. Ma allora scusami, qui o è uno o è l'altra, non può essere entrambe. Quindi per favore ditemi nei commenti se è un buon adattamento oppure cosa hanno cambiato, se ci sono stati dei grandi cambiamenti che magari hanno tolto qualcosa all'opera originale o se ci sono cose che ne hanno aggiunte. Per ora direi che come al solito da me è tutto, io vi ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!